Preside, oggi è gran festa all'Enrico Solito, ci sono diversi plessi che celebrano l'arrivo dell'autunno. Sì, per noi adesso è diventata una tradizione, diciamo. Già dall'anno scorso abbiamo sperimentato come primo momento di grande incontro, come prima verifica di una scuola che parte, che è partita a settembre, di realizzare questa festa dell'autunno che a Cantina già abbiamo realizzato come festa di San Martino. Oggi qui invece ci sono i ragazzini e i bambini piccoli sia dell'Enrico Solito infanzia e primaria, ma anche della Paolo Orsi e dell'Ortisi. La cosa più bella è il sorriso di questi bambini, si respira un'aria davvero molto bella, un bel chiasso. Sì, è vero, c'è tanto chiasso, però è il risultato, dico, della sinergia tra docenti, genitori, alunni e tutti quanti insieme, perché la festa è il risultato di un grande lavoro. Preside, la cosa più bella è anche la collaborazione con i genitori. I bambini si sono trovati a lavorare con le mamme, con i papà, con gli insegnanti, tutti insieme in un bel gruppo allegro e festoso. Sì, assolutamente. Abbiamo, diciamo, con l'aiuto delle mamme, le mamme hanno creato dei laboratori all'interno della scuola sartoriali, diciamo così, tra virgolette, anche se si trattava di carte e nastri, e poi hanno anche allestito dei laboratori di cucina, hanno già realizzato dei tavoli imbanditi con il ben di Dio, tutto ciò che riguarda proprio l'autunno, ed è anche un bel modo per fare apprendere ai bambini in modo semplice, naturale, quali sono sia le attività, sia diciamo tutti i frutti dell'autunno e anche cosa si può realizzare.